specialità di lingua di fuoco. È un fagiolo nuovo perché è stato introdotto da una ventina d'anni, mentre sappiamo che in effetti i fagioli da sempre esistono a Sarconi. Ma quanto tempo ci vuole per la germogliazione di questo fagiolo? Da 6 a 8 giorni. Da 6 a 8 giorni. Va bene, questa invece è la macchina, il trattore che serve proprio per la piantagione, per la semina di questo, dei fagioli. Vediamo queste vaschette nelle quali vengono messi i fagioli. E poi ci sono delle vanghette qui sotto che girano e preparano il terreno, preparano il solco per far entrare poi il fagiolo. È un lavoro di precisione perché il tutto avviene col computer, tutto è sincronizzato in effetti. Questa è una macchina modernissima, quindi non c'è possibilità di sbaglio in effetti, tranne qualche piccola imperfezione del terreno può provocare dei rallentamenti sul lavoro. Allora, abbiamo qui una signora che si appresta a zappettare i fagioli, quindi a togliere le erbacce. Ma di che tipo di fagiolo si tratta? Il fagiolo anticamente si chiama fagiolo ciuoto, però moderno è la regina. Va bene, e quindi con la zappa dovete togliere tutte le erbacce. Thank you.
Ecco un'intervista al sindaco di Sarconi, il professore Michele Santarsiere. Signor sindaco, volevo chiedere se con l'attribuzione da parte della CEI del marchio DOC, quali sono le concrete prospettive di sviluppo economico per l'Alta Val d'Agri, in particolare per la comunità di Sarconi? Ma innanzitutto bisogna precisare che ora non si parla più del marchio DOC, ma si parla di omologazione di indicazione geografica protetta, IGP, una tecnologia nuova. E a proposito di questa indicazione geografica protetta bisogna innanzitutto precisare che la cosa riguarda tutta l'Alta Val d'Acri con il nome Fagioli di Sarconi, quindi Sarconi avrà il diritto e il privilegio di dare il nome ad una produzione che comunque va al di là dei confini di Sarconi. Per quanto riguarda le concrete prospettive, bene, è chiaro che una conquista prestigiosa come questa, cioè avere un fagiolo la cui pregevolezza viene riconosciuta dalla CEI, è chiaro che si ha un potere di più contrattuale. È possibile immaginare che ci sarà di conseguenza un allargamento del mercato, anche se bisogna pur precisare che con la indicazione geografica protetta il tutto non è fatto, perché bisogna curare, preparare il disciplinare di produzione e bisogna anche costituire il consorzio di tutela, che sono adempimenti, sono atti dovuti, sono momenti necessari di realizzazione di altre, diciamo, corollari a questo provvedimento della CEI. Noi con la sagra, con la 14ª sagra che oggi andiamo a celebrare, vogliamo fare proprio il punto della situazione e cominciare a fare proposte concrete, non solo per quanto riguarda il disciplinare di produzione e il consorzio di tutela, ma anche in prospettiva di una cooperativa di produttori che dia proprio, che praticamente vada a raccogliere i frutti di questa, di questo riconoscimento da parte della CEI. Quindi senz'altro sarà un'occasione per il decollo del nostro paese questa? Ma io credo di sì, perché ripeto, siamo già noti, Sarconi è già famoso in tutta, io direi, se non in tutta l'Italia, ma in tutta l'Italia meridionale per la qualità di questo legume. Quando poi noi faremo sapere, si saprà che addirittura la CEI si è interessata e ha preso a cuore, diciamo, la questione Fagioli di Sarconi, ma io credo che veramente è un cavallo di battaglia per Sarconi, cioè dobbiamo certo non fermarci qui, ripeto, bisogna che intanto si diventi, se è il caso di dire, più professionali ancora nella produzione, si deve cercare di allargare anche l'area, la superficie a coltivazione e alla fine io credo che poi il ritorno economico ci sarà. Grazie al signor sindaco per la gentile collaborazione. Grazie a te. Qui con me c'è il presidente del Circolo Acli, la signora Maddalena Lauria. Presidente, come pensate di arricchire in futuro una manifestazione che ha già riscosso un grande successo e soprattutto quali correttivi pensate di portare in futuro? Noi già quest'anno abbiamo migliorato rispetto all'anno scorso. Speriamo nel futuro di fare sempre il meglio. Va bene, grazie alla signora Lauria. Con me c'è il presidente della Prologo, Massimo Celor. Presidente, qual è stato il ruolo della Prologo nell'organizzazione e nella preparazione di questa 14ª sagra del fagiolo?
Beh, direi che di sicuro il ruolo della Prolog, insieme di sicuro anche con il Circolo Arte, è stato un ruolo preponderante, in quanto l'organizzazione di una manifestazione di questo livello, lei pensi che ci sono adesso 9 ristoranti, c'è un convegno, c'è l'organizzazione di mostre, mostre fotografiche, mostre di pittura, eccetera, eccetera, è di sicuro un tipo di organizzazione che richiede la partecipazione di notevoli, di un numero enorme, diciamo, di persone. Ma diciamo che la Proloco ha comunque svolto un ruolo e ci terrà a svolgere un ruolo molto importante per quanto riguarda la costituzione del consorzio per i fagioli di Sarconi, in quanto è certo che i fagioli sono e saranno sempre un patrimonio di Sarconi, e quindi la Proloco farà sempre il possibile affinché gli uomini, le persone che parteciperanno a questo consorzio siano di sicuro in maggior parte di Sarconi. Grazie al Presidente della Proloco.
Facci il figlio Massimo, stai perdendo, eh? No, 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 no. C'è una noi voi. Caro sindaco, sento di qua che mi ha fatto pure te congelato, ma che mi ha fatto? Basta, basta, se ma se fatta una volta ma capito per giù, ma guarda, guarda. Ah sì, un sorriso. Oh, scoppito, no, 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 ma te sei tutto in gatto. Hai capito, ma lo stai scattando. Vada. No, boh, ok, ok, vai. E prezzo qui. Vai con calma. Sì, ma bravo. Da bravo, te? Che lucro. Metti la mettere ora, amore. Perché questo è un stampo che non si trova mica più. Ah, è vero. Eh? Ah no, adesso ti vedranno in tutto il mondo. Grazie, non guarda sempre là che ti deve sentire. Non si può, ma si va! Io mi devo fare il video. Ma lo faccio. Ma la prima, la sua c'è la cattiva. Allora,
Sei stancato, Gino? Senti, chiama, attendi, domani.